alla produzione in massa del vaccino in cui anche l'Italia è impegnata, prima dei dati sull'efficacia. Migliaia di volontari test anche in Brasile, dove c'è più virus. L'app per il tracciamento dei casi Covid da oggi in tutta Italia. I creatori di Immuni questa mattina hanno risposto alle tante domande degli utenti. Dal calcolo delle molecole, un metodo per stimare la quantità delle microplastiche nell'oceano Atlantico, le idee dei chimici dell'Università di Pisa. Buon pomeriggio da Leonardo, TG della Scienza e dell'Ambiente. È partita su vasta scala la produzione del vaccino anti-Covid che vede coinvolta anche l'Italia. La multinazionale AstraZeneca, che è capofila, sta già lavorando in diversi continenti ancora prima di avere la certezza che il vaccino sia efficace. Anche in questo il SARS-CoV-2 ha davvero cambiato le regole del gioco. E intanto il vaccino va in cerca di virus. Cinzia Diciani. Sembra un paradosso: per capire se un vaccino funziona bisogna che in giro ci siano molti soggetti infettivi. Ma in Europa Covid-19 è in declino, così dopo aver bruciato in pochi mesi ogni tappa nella ricerca di un rimedio che prima richiedeva anni, la corsa rischia di rallentare per mancanza di malati sul suolo britannico. Per completare i trial su oltre 10.000 volontari inglesi, anche bambini, e stabilire l'efficacia del vaccino, gli scienziati dell'Università di Oxford devono andare in Brasile, dove l'epidemia dilaga e la carica virale è ancora alta. Lì recluteranno almeno 2.000 persone a San Paolo e Rio de Janeiro, strappandoli alla cinese Sinovac, che in quelle città vuole sperimentare la sua ricetta a base di virus indeboliti. Poi si potrebbe continuare fra Stati Uniti, Russia e Africa. Una scommessa gigantesca, quella che vede alleati nella risposta anti-Covid il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, il prestigioso istituto Jenner dell'Università di Oxford e l'azienda italiana IRBM di Pomezia, che ha già fornito le dosi dei test. L'obiettivo: 1 miliardo di dosi pronte entro fine anno, di cui almeno 400 milioni riservate alla Gran Bretagna e all'Europa, grazie al patto appena siglato fra Italia, Francia, Germania e Olanda. Le altre già prenotate a suon di miliardi dagli Stati Uniti. Per l'Italia servono almeno 30 milioni di dosi per vaccinare gratuitamente a inizio 2021 le fasce più a rischio. Ma sebbene la produzione sia già partita, le incognite sono ancora molte. Il vaccino inglese, uno dei 135 allo studio, punta su una proteina spike sintetizzata e depotenziata, portata dentro le cellule a bordo di un vettore virale preparato dalla IRBM di Pomezia. Dopo i primi test sui macachi, la fase 1 partita ad aprile su 500 volontari sani ne avrebbe confermato la sicurezza, cioè l'assenza di tossicità. Intanto, in attesa del via libera alla produzione, la corsa continua. In ballo un mercato che vale da 30 a 50 miliardi di euro, mentre il vaccino è ormai considerato un asset strategico di livello mondiale. 2 milioni e 200 mila italiani avevano scaricato fino a ieri sera l'app Immuni, che da oggi funziona su tutto il territorio nazionale. Gli sviluppatori, gruppo milanese Bending Spoons, hanno aperto questa mattina un canale diretto con gli utenti. Tante le domande, tra queste: è vero che lavorate fino a 14 ore al giorno? E infatti c'è ancora molto da fare sull'app. Elena Cestino. C'è chi chiede se Immuni dialogherà con le app ufficiali degli altri paesi, chi si preoccupa per il consumo di batteria, chi vuole chiarimenti sull'invio dei dati al server in relazione alla privacy. È una raffica di quesiti anche molto tecnici per Bending Spoon, la società che ha creato Immuni e che sulla piattaforma internet Reddit risponde alle domande nel giorno in cui la app debutta su scala nazionale. Scaricato l'app Immuni? No, non ancora. Sì. L'app per il tracciamento dei contatti si basa sulla tecnologia Bluetooth Low Energy,
non usa dati di geolocalizzazione, nemmeno GPS, nessun dato anagrafico dell'utente, né numero di telefono o indirizzo mail. Immuni può quindi rilevare che è avvenuto un contatto tra due persone, ma non chi siano o dove. I limiti del Bluetooth ci sono, mette in comunicazione i due dispositivi, ma non è in grado di definire con esattezza la distanza tra i due, né il tempo preciso di contatto. Per ora la distanza viene calcolata in base al valore di attenuazione rilevato nella connessione Bluetooth, unità di misura che varia molto a seconda di come viene tenuto il telefonino, se in tasca, se sia al chiuso o all'aperto. La sperimentazione nelle prime 4 regioni, Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia, ha permesso agli sviluppatori di fare le prime modifiche in corsa all'algoritmo di calcolo rischio contagio. I parametri attuali sono almeno 15 minuti di contatto con il contagiato con 73 decibel milliwatt di attenuazione rilevati, l'unità di misura che calcola approssimativamente la distanza, valore che durante la sperimentazione è stato associato a meno di 2 metri. Per il calcolo del rischio sarebbe uguale che siano pochi centimetri o 1,5 metri, questo anche per ridurre il numero di falsi positivi e negativi. Un calcolo approssimativo, quello di tempo e distanza per ora. L'algoritmo verrà via via affinato man mano che arriveranno nuovi dati dagli utenti. Un elenco con le principali domande e risposte su Immuni è sul sito del Ministero dell'Innovazione. Per stabilire se il contagio è avvenuto, in ogni caso l'app non basta, serve un tampone in 48 ore per evitare falsi positivi. I tempi per averlo in Italia sono al momento più lunghi, ma questo non è un problema tecnologico. È intanto appena arrivata la notizia che in Norvegia è stata sospesa l'app nazionale per il tracciamento dei contatti Covid, dopo un avvertimento dell'Organismo Nazionale per la Protezione dei Dati che la giudica troppo invasiva per la privacy. Vedremo cosa succede alla nostra. La parte più grande della plastica che finisce in mare è costituita dalle microplastiche, fibre e frammenti, perciò difficilissimi da contare. I chimici dell'Università di Pisa hanno trovato un metodo semplice, sono stati arruolati unici italiani nel progetto europeo HotMic per dire quanta plastica c'è nell'Oceano Atlantico. Alessia Mari. Facile dire c'è plastica nel mare, ma quanta? È complicato individuare le fibre e i frammenti più microscopici, ancora più difficile isolarli nelle acque costiere o di fondale o sulle spiagge, separandoli meccanicamente da sedimenti, sabbia, fanghi o plancton. Un gruppo di chimici dell'Università di Pisa ha inventato un metodo semplice: contare le molecole anziché i variegati pezzettini di plastica, come prevede la procedura attuale, con lunghi e laboriosi conteggi al microscopio delle singole particelle e grossi margini di errore. Al contrario, le procedure che abbiamo messo a punto noi sono al tempo stesso semplici, accurate e in grado di determinare con anche piccolissime concentrazioni di microplastiche in matrici anche molto complesse. Queste procedure si basano sulla depolimerizzazione chimica, quindi sulla frammentazione del polimero nei suoi componenti molecolari e poi nell'analisi dei singoli frammenti molecolari, cioè dei singoli monomeri, che poi ci permette di risalire al contenuto totale di microplastiche di quel tipo di polimero nel campione analizzato. Il metodo perde l'informazione sul numero e forma dei frammenti originari, ma consente di pesare la quantità esatta di molecole presenti. Al suo conteggio non sfuggono nemmeno le microplastiche sotto i 10 micron, milionesimi di metro. Un sistema talmente accurato che l'Università di Pisa è stata scelta, unica in Italia, per partecipare al progetto europeo HotMic che mapperà l'Atlantico, oceano che ogni anno ingoia dai 5 ai 13 milioni di tonnellate di plastica, un conteggio che finora non ha potuto essere più preciso proprio per l'incognita delle particelle più piccole. E uno dei settori di maggiore interesse per la robotica è l'agricoltura. State vedendo al lavoro un robot raccoglietore di kiwi. Manco a dirlo, siamo in Nuova Zelanda. La stessa azienda ha sviluppato sensori e algoritmi per raccogliere le mele e poi disporle al ritmo di 120 al minuto nelle casse.
In questo caso la macchina si sa muovere nel frutteto, sa identificare i kiwi al giusto grado di maturazione e prenderli, che non è banale senza schiacciarli per una macchina. Ma il kiwi, con la sua particolare disposizione sull'albero, rende il compito più semplice. Gli stessi produttori di robotica per l'agricoltura stanno lavorando alla raccolta automatizzata degli asparagi. Un prototipo sta per debuttare in California. E rimaniamo nell'ambito della robotica, ma in questo caso si tratta di un esperimento. Cuocere un uovo è una cosa apparentemente facile, ma è la tipica prova per un buon cuoco. Fare un omelette è una grande sfida per un robot. Qui state vedendo all'opera un robot inventato per questo dall'Università di Cambridge. Ha messo tutti gli ingredienti e adesso sta anche mixando il tutto. Il problema è quello dei tempi e della valutazione anche dello stato del composto. Vedete che lo sta versando nella padella. Sarà il robot da solo a decidere quando l'omelette è cotta. Bene, è tutto per questa edizione di Leonardo. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a domani con le grandi cose e le curiosità della scienza. Arrivederci.